Caro Antonio, noi ci conosciamo dal 1986 perché eravamo due giovani allievi a Capannello, quindi abbiamo già condiviso quell'entusiasmo, la passione che già trasferiva all'epoca. Certamente poi ci siamo incontrati anche in Valtellina, come ricordavo prima. È un uomo d'azione, come l'uomo d'azione sono tutti i vicepresidenti presenti. E la presenza di numerosa, di tanti colleghi, ma anche di altri enti, sta a dimostrare che hai seminato tanto in questi anni. Ci siamo incontrati di nuovo a Capannello nel 2000 e lì, come ha detto Signore Emilio Coriassi, hai già iniziato un percorso che lascerà e che lascia il segno del Corpo Nazionale del Foro. E anche lì ci confrontavamo su certe iniziative che vogliamo fare sull'organizzazione, sui modelli, quindi davvero devo dire che da quel periodo poi è stato tanto, e tanto che sei cresciuto insieme a tutti quanti noi, siamo cresciuti nella nostra attività. E devo dire che tutto questo tuo impegno straordinario, e quello ci siamo anche scontrati su alcuni argomenti, come amministrazione, come tutto, però abbiamo sempre rispettato la tua schiettezza, la tua genuinità, dico sempre, la tua forza d'animo di cui stiamo vedendo i risultati tutti quanti, quindi ha lasciato davvero il Corpo Nazionale. Questo tuo impegno straordinario che ti ha portato in tutta Italia per crescere il Corpo Nazionale su certi aspetti davvero tanto. Forse hai sottratto un po' di tempo ai cari, mi rivolgo alla Monica, all'onore. Chiaramente però sappiate che l'ha fatto davvero con tanto spirito di sacrificio, di schiettezza, e quando ci incontravamo parlava spesso di voi, nel senso effettivamente lui era consapevole che stava sacrificando parte della sua famiglia, ma poi di un'altra grande famiglia che è quella del Corpo Nazionale di del Fuoco. Con Antonio sicuramente, ci ha lasciato, in maniera in questo periodo di pandemia, che non ci ha consentito neanche di godere quel successo che tutta l'amministrazione ha ottenuto grazie all'impegno politico, un governo ancora presente, ci ha dato questa grande soddisfazione, ma sicuramente è iniziato un percorso e dobbiamo portare a termine come amministrazione, come Corpo Nazionale di del Fuoco, nel rispetto dei tuoi valori, che erano davvero valori fondanti, il valore davvero in cui la tua genuinità, la tua schiettezza ci ha dato la mia stima, la parte più di meglio. Sono sicuro, Antonio, che in questo momento ci stai portando lassù, da quel distaccamento speciale che noi andiamo a definire, dove tanti altri colleghi, che hanno raggiunto tanti altri colleghi, si sono sacrificati fino all'estremo, cosa che anche avessi fatto anche tu se tu fossi capitato non facendo anche l'intervento, per distaccamento speciale che è il paradiso. Ma sono sicuro io che avevo la gioia di venire te il mio ultimo percorso, questo che ho iniziato ad agosto, per cui davvero sono davvero grato perché se sono in questo momento in questa posizione è anche grazie al tuo, ai tuoi insegnamenti, agli scambi di cultura che abbiamo in questo periodo. Quindi ancora grazie caro Antonio, e sarà sempre mia cura in questo periodo chiedermi nelle mie scelte cosa avete detto Antonio rispetto a questa posizione, e quindi so che lasci in ottime mani caro sia amico per Gardini, amico Coriassi, ma avete il supporto di tanti colleghi, e davvero ancora grazie Antonio per quello che hai fatto e per quello che farai dall'alto, perché ci illuminerai il percorso che ci porterà a far crescere il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, che è una grande famiglia, e quindi anche per voi cari Monica e Leonora sappiate potete contare su di noi perché fate parte di una grande famiglia e non vi abbandoneremo. Grazie ancora a voi.